Senta, mi dica una cosa, secondo lei ci saranno parecchie nuove regioni rosse? Cioè, che sensazione ha? Che andiamo verso un'ulteriore chiusura o invece possiamo un po' rilassarci? E anche sul Natale, lei è stato molto netto sul Natale, ha detto se a Natale si dovesse pensare di poter riaprire un po', diciamo, di allargare i parametri, ci toccherebbe a gennaio una terza ondata. Mi spiega anche questo? Io penso che le misure messe in atto 3 settimane fa incominciano a fare effetto. Chiaramente non sono effetti così drammatici e importanti come quelli del lockdown, però un effetto sul ritardo della trasmissione ce l'hanno. Quindi io penso che Sentiamo un po'. l'obiettivo principale, che era quello di evitare il picco e spalmare i casi su un periodo più lungo di tempo, penso che sia stato raggiunto Meno fondamentalmente. Ecco, male, guardi, questo. mi arriva adesso una dichiarazione di Fontana, il governatore della Lombardia, sui contagi, che dice siamo arrivati sul plateau, ora inizia la discesa. Lei condivide? La discesa dipende molto dall'efficacia delle misure, perché potrebbe essere tranquillamente che queste misure sono tali che si stabilisce un equilibrio più o meno duraturo a livelli piuttosto elevati. Non lo sappiamo questo ancora, queste misure che effetto hanno Quindi sulla lei capacità. dice il plateau Sicuramente. l'abbiamo raggiunto, che poi inizia la discesa, è tutto da vedere in base a quello che accade, come, quali sono i Certo, perché questo ancora comportamenti. non lo sappiamo. Comunque, sicuramente si è bloccata la dinamica della crescita e questo è un fatto importante. Poi, tutti Ma parlano questo di Natale Natale, come io dobbiamo penso. immaginarcelo, professore? Guardi, io questo Natale me lo immagino con comportamenti molto prudenti e, come ho detto altre volte, penso che questo Natale possa essere un'occasione ottima per diminuire ancora la trasmissione, perché le scuole saranno chiuse, tutti gli ordini di scuole saranno chiusi, le attività produttive andranno un pochetto a rilento. Io penso che se riusciamo a mantenere così, il comportamento legato ai consumi e alle feste entro limiti accettabili e Cioè, dice lei, se quindi non facciamo limitando fesserie a casa nostra, diciamo che il contesto ci può addirittura aiutare. anche. Ci può aiutare. È chiaro che se poi facciamo come abbiamo fatto quest'estate, a gennaio-febbraio ripartiamo con livelli di trasmissione elevata. Ecco, ci vuole sia responsabilità che adesione a determinate misure. Ecco, è chiaro che se poi ci abbandoniamo all'euforia e a comportamenti inadeguati, la trasmissione riparte, anche perché nel frattempo non abbiamo implementato nessuna misura di consolidamento fondamentalmente.